se abbandonare la nave, come qualcuno ha detto, qua dello sindaco, no? Poi cioè, mi hanno mandato via, poi dicono che ho abbandonato la nave, no? Oppure dire no, proviamoci. La maggioranza adesso. Come? Beh, una parte della maggioranza, ma ha detto bene anche il sindaco, cioè la storia della città è lì. Non è che uno può far finta che certe cose non siano successe, no? Sono successe, basta prenderne coscienza, basta guardarsi indietro, chiudere magari determinate situazioni, determinate esperienze. Cioè io vorrei che anche, se posso, sì, visto che spesso sento parlare di me anche quando non ci sono, no? Anche nell'ultimo consiglio comunale dell'altra sera, no? Ora io mi domando, perché. Mi domando cosa voglia dire, no? Il fatto di necessariamente scaricare, accusare, insultare, no? Me, da parte di qualche consigliere comunale dell'opposizione. Se questi sono i problemi che ha la città di Imperia, di quanto sia stato cattivo strascino nel passato, va bene. Io ho accettato di venire a fare l'assessore perché credo fortemente in questo progetto, credo che il sindaco con cui ho avuto, no? Con cui ci siamo confrontati, io poi ho le mie modalità, magari una persona più pacifica di me, io sono un po' più esuberante, no? Quindi magari esterno in maniera diversa da uno che è pacato, però credo che noi ci siamo posti delle situazioni che sono evidenti, no? Che esistono in questa città, ma su quello spirito ho detto va bene. Ci sono di nuovo, ci siamo di nuovo, fedeli, come abbiamo sempre detto, al programma elettorale e al sindaco e all'accordo che noi abbiamo sottoscritto al momento della candidatura di Carlo Cannucci, che ha avuto nella città di Imperia, ci pare un consenso straordinario.